Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi farò un video che non ero molto sicuro di portare. Quindi ragazzi, oggi come avete letto dal titolo, vi porterò a fare una passeggiata con me al Pescare Show. Dunque ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, lasciate tanti like e non fate quelli dal braccino corto. E dunque direi, via con la sigla. Allora ragazzi, prima di partire con il video, voglio dare una mia personalissima opinione riguardo il Pescare Show di quest'anno. A parte che è stata una grande delusione, questa è un'idea più o meno condivisibile, anche perché siamo ancora in un momento di emergenza, perché vabbè, i contagi stanno salendo. Poi c'è anche il fatto che molti dicono: ah, tutto boicottato perché ci sarà la fiera di Verona là, sì. Guarda, ve la butto lì. Se continua così, fiera di Verona non si farà. Ve la butto lì. Dopo magari potrei essere smentito. Però, il problema, secondo me, di questa fiera principale è proprio come è stato lanciato. Cioè, già da tipo maggio avevano iniziato a dire: ah sì, ci sarà la miglior fiera di sempre, bla 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 bla. È stata la peggior fiera di sempre. Proprio perché questo video vuole essere una passeggiata, oltre al fatto che la fiera intera la si gira prendendosela larga in 15 minuti, tempo di registrazione tra l'altro, senza tagli. Questa fiera, oltre al fatto che le aziende, cioè non c'era niente di nuovo, non c'era niente che dice: ah, io vado là perché voglio vedere questo, 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 o anche questo. Proprio anche gli stand non ti invogliavano, cioè non c'era quella novità, non c'era quel qualcosa che ti invogliava ad andare là. Beh dai, questa cosa è carina. Poi adesso andremo a vedere. C'era anche la mission del Pescare Show, che secondo me non è esattamente il massimo. Cioè, il Pescare Show dovrebbe essere un punto di ritrovo di tutti i pescatori, non solo per vedere le novità o trovare l'azienda, anche per confrontarsi, cose del genere, perché così sembra più una vetrina, che quest'anno la vetrina è stata molto spoglia, però sì, secondo me proprio è stato già sbagliato da parte dell'organizzazione, ecco. Personalissima idea. Partiamo subito da cosa si vede appena arriviamo all'entrata, ovvero vediamo barche, barche. Il primo padiglione è quello classico che era sempre adibito allo spazio della pesca, praticamente vediamo barche o comunque stand nautici, spazio di esposizione per le canne da pesca. E abbiamo giusto tre stand, quindi niente di che. Non c'era niente interessantissimo da cui fermarci, ovviamente i soliti classici stand della Fipsas dei vari bacini. Abbiamo il solito acquario pieno 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 di bass e qualche trotone. Cosa guardi? Vedete? Qua c'è tutto mezzo padiglione vuoto. La piccola parte di oggetti vintage, che devo dire è stata una delle parti che mi interessava di più, perché ci avrei perso un po' di tempo. Abbiamo tutti i vecchi mulinelli, cimelli, che comunque anche solo là da tenere appesi io ci avrei fatto un pensierino. E forse avrei dovuto fermarmi di più, proprio anche a prendere qualcosa. Però sì, forse questa è una delle parti più interessanti del Pescare Show di quest'anno, devo dire. E abbiamo anche qualche bel vecchio rotante d'epoca, che sono veramente carini, devo dire. Poi
Poi abbiamo Stand Italy Bus Nation, poi passiamo a Minn Kota con motori elettrici e insieme ad Hummingbird con gli ecoscandagli, quindi sì, comunque in nautica abbiamo comunque il 90% dell'esposizione sono cose che per alcuni, tra cui me, comuni mortali, sono un po' irraggiungibili. Dici, vedi, ah, bello questa cosa, peccato che non la potrò mai permettere. E abbiamo quindi i motori elettrici e di pari genere, sia freshwater che saltwater. Poi, come dicevo, nautica, tanta nautica, motori, barche, piano zeppo. Praticamente era più una fiera della nautica che della pesca, perché c'era più spazio adibito a nautica, kayak, barche, motori elettrici. Navigazione, sistemi elettronici, tutto quello che si può volere in barca, che Barche, barche, ancora barche. Praticamente sulle nautiche è stato spostato al posto di dove di solito sarà l'attrezzatura da pesca. I kayak, abbiamo anche i kayak. tanto la parte sicuramente dedicata ai gonfiabili, ovvero gommoni, gommoncini vari per la pesca. Poi abbiamo anche, come vedete qua, uno stand anche per la pesca d'altura. Poi abbiamo un motor guide insieme alle Powerpole, immancabili. Poi passare comunque anche a barche in alluminio. E qua siamo ritornati all'inizio. Adesso andiamo al padiglione, quello solito dove c'è tutta la vendita, che però quest'anno è praticamente divisa a metà, e rispetto agli altri anni che per entrare, per passare, dovevi fare slalom tra le bancarelle perché erano appagliate una all'altra, quest'anno c'è pure lo spazio per passare, altra roba d'altura, poi ci sono zone per i bambini per provare a pescare. E qui ci dirigiamo alla zona vendita, giusto qualche piccolo negozio. Ok, qua adesso troviamo la vendita di stampi, comunque per cose per le costruzioni di piombi artificiali. Abbiamo una piccola sezione di abbigliamento sportivo. Poi abbiamo la vendita accessori e kayak, che non me l'aspettavo quest'anno ci potesse essere, però evidentemente mi sbagliavo. Ecco, forse questa è una delle poche novità, in questo kayak, però io avendo già visto e rivisto, abbiamo l'unico stand pesca a mosca. Seconda cosa che mi ha attirato di più sicuramente è lo stand fly tying, con delle belle presentazioni sicuramente che mi hanno attirato. Ecco un altro stand che ci avrei speso di più. Vi ricordo che gli altri anni c'erano un sacco di stand e si faceva fatica a passare, quest'anno si passava a larghi. Per farvi capire, io ho girato e non sono riuscito nemmeno a trovare un mulinello da casting da bus.
per farvi capire. Poi abbiamo anche un po' di artificiali fatti a mano e canne, però quest'anno è veramente stato povero. Ecco ragazzi, ci siamo a fine del video perché alla fine, come ho detto, un paio di cose mi hanno interessato, tutto il resto comunque, sì, non c'era niente di che, cioè, non trovare un mulinello da casting da bus, c'erano un paio di rotanti da traina, però sì. Diciamo che anche come assortimento di cose non c'era molto, ecco, solite piccole cose, quindi sì. Sono rimasto un po' deluso, un bel po' deluso. Dunque, ragazzi, spero che comunque il video vi sia piaciuto. E anche le mie considerazioni, magari. E che magari qualcuno possa ascoltare le mie considerazioni. E ci vediamo settimana prossima, mercoledì prossimo, con un nuovo video. Arriverà anche il video della gara, dell'ultima gara che ho fatto quest'anno, che sarà anche l'ultima proprio del 2021. Però ci rimanda ad altri appuntamenti. Il prossimo anno che ancora è da scrivere. Dunque, ragazzi, vi aspetto nel prossimo video. Per questo video è tutto. Ciao a tutti.